Il Consiglio regionale della Toscana ha scelto, dopo un voto a scrutinio segreto elettronico, due le preferenze esprimibili. I nomi dei tre grandi elettori che andranno a Roma per eleggere il nuovo capo dello Stato. A spuntarla, per la quota spettante alle opposizioni, è stato il leghista Marco Lanzi, portavoce dell'opposizione, appoggiato anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nessuna sorpresa invece su Eugenio Giani e Antonio Mazzeo, presidenti rispettivamente della Regione Toscana e del Consiglio regionale, già da tempo indicati dal Partito Democratico come candidati e ora ufficialmente grandi elettori. Tutti e 41 i consiglieri regionali hanno partecipato al voto. Sul fronte dell'opposizione, i rumors della vigilia vedevano in pole la capogruppo della Lega Toscana Elisa Montemagni, gradita anche al presidente Eugenio Giani, in quanto quota rosa, ma alla fine ha deciso di fare un passo indietro. 27 i voti per Antonio Mazzeo, 25 quelli invece per il governatore Eugenio Giani, 13 per Marco Landi. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza e quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi. Loro un anno e due mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale. Credo che sia il segno di una attenzione, di un rispetto istituzionale importante, anche dell'attenzione che io ho provato ad avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato, sia chi non mi aveva votato, e quindi a loro un grazie doppio, e per me inaspettato perché l'ho scoperto soltanto all'ingresso in aula.